Buonasera cari telespettatori e ben ritrovati negli studi di RTEB, come sempre pronti ad immergerci nella bellezza dell'arte e della creatività grazie ai tanti ospiti che di puntata in puntata arricchiscono e preziosiscono il palinsesto di tratti e ritratti, il salotto più esclusivo della Puglia che è diventato ormai un punto di riferimento per chi di arte ama nutrirsi, grazie appunto ai nostri ospiti che si raccontano con le loro storie umane e professionali, tra volti noti del mondo dello spettacolo ed eccellenze made in Italy, che si distinguono ognuno nel proprio settore di appartenenza, con un occhio sempre di riguardo per quelli che sono le realtà del nostro territorio, che grazie al loro talento e alla loro capacità riescono ad imporsi anche al di fuori dei confini regionali. E siccome noi di RTM scegliamo sempre il meglio, abbiamo fatto altrettanto anche oggi, portando alla vostra attenzione un uomo straordinario, autore televisivo, paroliere e noto personaggio del piccolo schermo, ma soprattutto un grande professionista che lavorando dietro le quinte ha contribuito al successo di tantissimi programmi televisivi amatissimi dal pubblico, a iniziare da Domenica In, La Corrida, Il Pranzo Servito, L'Eredità, Tira e Molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e infine Avanti un altro, dove abbiamo imparato ad amarlo ed apprezzarlo nei suoi esilaranti siparietti con l'irriverente Paolo Bonolis, al quale sono destinate tutte le sue domande bizzarre e battute no sense. Insomma, cari telespettatori, stiamo parlando dell'eminenza grigia della televisione italiana, uno degli autori più popolari in casa Mediaset, un antesignano della TV che ha portato alla popolarità tantissimi personaggi che oggi tutti conosciamo. Classe 1953, la sua storia ci porta indietro nel tempo, al suo primo amore, la musica, grazie a una chitarra, Freccia Bianca, regalatagli dal suo papà. Figlio d'arte, figlio infatti del grande Maurizio Jurgens, fin da piccolo segue le orme del padre. Inizia prima come direttore della fotografia e poi inizia a comporre i primi brani per Gianni Morandi su richiesta del grande maestro Bruno Zambrini. Fra queste non posso non menzionare Sei forte papà, che scala le vette delle classifiche arrivando a vendere solo in Italia 8 milioni di dischi. Nel 1977 il punto di svolta con l'incontro con il monumentale Corrado Mantoni, che lo vorrà nella sua rosa di autori, inizierà un sodalizio artistico che durerà all'incirca 20 anni e che si tradurrà in tantissimi programmi di successo, da La Corrida, Domenica In, Il Pranzo è Servito, scrivendo una pagina importante della televisione italiana. Ovviamente importantissimo anche quello che è stato il rapporto di professionale con Paolo Bonolis, per il quale insomma firma tantissimi programmi cult, da Tira e Molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e il già citato Avanti un altro, arrivando a vincere 5 Telegatti. Indimenticabile anche la canzone Carletto, la famosissima canzone Carletto, scritta appunto per Corrado Mantoni. Tante anche le collaborazioni con tanti artisti, da Adriano Celentano, Johnny Dorelli, Paola Perego per Domenica In, L'Eredità con Amadeus e come posso non ricordare il compianto Fabrizio Frizzi, che è stato proprio lui a scoprirlo e lanciarlo nel 1980 nella trasmissione Il Barattolo, un programma destinato ai ragazzi. Insomma, uomo creativo per lavoro e ricercatore spirituale per amore, ha scritto diversi libri dei quali parleremo nel corso di questa puntata insieme al resto della sua meravigliosa
meravigliosa carriera. Non perdiamo tempo perché c'è tanto da dire e tanto da raccontare. Abbiamo con noi in collegamento il grande Stefano Jurgens. Buonasera Stefano. Buonasera a voi, ciao Laura, ciao a tutta l'emittenza, ciao a tutta la Puglia, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Eccoci qua. Ti vedo molto preparata sulla mia vita, grazie. Grazie a te Stefano, era doveroso prepararmi a dovere perché insomma non capita tutti i giorni di potersi interfacciare con personaggi della tua caratura, quindi io ti ringrazio veramente di cuore per aver accettato l'invito, insomma hai messo a segno tantissimi successi, la tua carriera parla da sola. Già nominare Corrado Mantoni e Paolo Bonolis, solo alcuni dei tanti nomi insomma, con i quali hai collaborato, rende bene l'idea insomma, del tuo spessore professionale. Però nonostante ti sei circondato insomma, di una squadra straordinaria, possiamo dire che il talento da solo non basta se non è accompagnato da un autore che poi decide i programmi, no? I contenuti dei programmi e quindi insomma il ruolo dell'autore televisivo diventa straordinariamente importante. Allora ti chiedo, giusto per sciogliere un po' il ghiaccio, come stai innanzitutto? Allora io sto molto bene, ti ringrazio e sono contento, sono sempre contento di questa mia vita meravigliosa, che non nel lavoro ma anche nella vita quotidiana, e quindi sto bene. Tu come stai? Abbastanza bene, dai, ci difendiamo sempre, questo è l'importante, è sempre avere il sorriso sulle labbra, che insomma il sorriso aiuta okay. E unisce le persone. Ascolta Stefano, circa 50 anni di carriera costellate di tanti successi, abbiamo tante collaborazioni importanti, ho nominato appunto Corrado Bonolis, ma sono, come abbiamo già detto, giusto alcuni, con i quali hai stabilito anche un ottimo rapporto di amicizia. Sei quello che, consentimelo metaforicamente parlando, e non ha dato colore alla TV, visto che il giorno in cui domenica in archiviò il bianco e nero, tu eri insomma dietro le quinte. Ecco, però penso che per conoscere un personaggio nella sua totalità è importante anche conoscere anche soprattutto l'uomo. Quindi mi permetto di entrare un po' in punta di piedi nella tua vita, scavando un po' nel tuo passato. Insomma, chi era Stefano prima di diventare il grande Stefano Jurgens che oggi tutti conosciamo, partendo un po' insomma dalla musica e da essere direttore di fotografia e poi tutto il resto. A te la parola. Ma allora, chi era Stefano? Stefano era ed è rimasto un ragazzo che suonava con i gruppi, con i complessini, le canzoni che andavano in quel momento, l'Equipe 84, tutti quelli. Insomma, mi piaceva suonare, strimpellare, avevo un gruppo, avevo un complesso, perché il complesso ce l'ho ancora. Quello ce l'abbiamo sempre tutti. Esatto. E niente, andavamo per ristoranti, ci prendevamo in crocchette, pensa tu. E quindi, insomma, abbiamo cominciato un po' così, cimiottando i gruppi degli anni 70, 60, fine 70, insomma, fine 60. Questo è Stefano, è un bambino, capelli bianchi, ma sono un po' tinti, Beh, questo mi fa piacere, è sempre bello insomma quando si rimane un po' bambini, perché si conserva quella genuinità che si ha dentro. Poi la musica è sempre qualcosa di straordinario che tira fuori dentro tante cose del nostro intimo, ecco, consentimi il termine. Ascolta Stefano, il tuo papà, no, era una persona insomma straordinaria, ha lavorato con grandi professionisti, attori indimenticabili del calibro di Paolo Stoppa, Rina Morelli, Gino Cervi, Paolo Panelli, Aldo Fabrizi, insomma, chi più ne ha più ne metta, insomma. È un cognome ingombrante che non ha mai oscurato il tuo talento, anche perché, che io sappia, insomma, è scomparso prematuramente, quindi eri giovanissimo, quindi ti sei fatto da solo, ecco, diciamo così. Ecco, come sono andate esattamente le cose? Che il maestro Bruno Zambrini poi ti ha in qualche modo chiamato per scrivere dei pezzi per Morandi. Sì.
Ma le cose sono andate così, io in effetti non sapevo che fare quando papà mio salì al cielo e mi sono trovato come tutti a 20 anni spaesato, senza arte né parte, però facevo la scuola del cinema, ho fatto la scuola del cinema a Roma, ho preso appunto il diploma come direttore della fotografia e ho cominciato a fare da assistente, operatore. Di grandi, per fortuna, di grandi direttori di fotografia, qualche film, qualche pubblicità, eccetera. Finché a un certo punto incontrai appunto il maestro Zambrini, che già lavorava con mio papà in teatro, faceva le musiche degli spettacoli di papà, di Buzzanca, eccetera, e che in quel momento aveva un po' discusso, non so, c'era stato qualche problema con il suo paroliere di sempre, famosissimo. Con Franco Migliacci, con Cambrini ha scritto Non sono mio di te, se non essi più te, la bambola, insomma tanti successi, però Zambrini aveva un contratto ancora con Morandi, con la RCA, per finire un disco, un LP, si chiamava un LP, e quindi mi disse Stefanè, io non so più, Stefanè, io non so, ma tu siccome suonavi la chitarra, siccome sei figlio di un autore, se vuoi provare a darmi una mano, e mi dette una cassetta, andavano le cassette a quel tempo, una cassetta con la musica incisa. Ma io dico, ma sì, io dicevo sempre sì che sapevo fare tutto, non sapevo fare niente, tuttora non so fare niente, arriva tutto dall'alto. No, sia chiaro. E quindi mi detto sta cassetta, io provai a mettere il testo, mi fatto in vita mia, e ogni volta che gli portavo un testo, il maestro Zambrini me lo strappava, perché va bene, del resto non c'è una scuola per fare l'autore, oppure il compositore, il paroliere, o lo scrittore di versi per canzoni, non so. E quindi me lo strappavano. Avevo sempre un mal di testa terribile perché non riuscivo a capire cosa considerasse, finché un giorno, su questa metrica che lui mi dette, passai davanti a una. Sai quei giardini? Sai quando cammini davanti a un giardino c'è un cane che abbaia, bau, bau, bau. E io prima sono rimasto un po'. Il cane ti spaventa, anche se abbaia, legato alla catena. E allora poi ho pensato, ma guarda sto povero cane, così veniva ma era legato alla catena. E questa frase, questa parola, ho notato che c'entrava perfettamente con quel cane alla catena che pena mi fa, che era cosa disse forte papà. E allora andai appunto dal maestro Zambini e disse, guarda, è venuta questa cosa. E lui capì l'embrione. Della struttura del testo e saltò sul pianoforte, mise un piede nel cestino della casa. Insomma, questo bambino è una persona particolare, un artista per cui. E quindi sì, andiamo avanti, andiamo avanti. E poi ci ho messo quasi 2 mesi a scegliere tutti gli animali, la lepre in tuta rossa, il picchio con martello, tutte queste 2 mesi, e alla fine uscì fuori questo. Forte papà, che ovviamente Gianni Morandi non voleva fare. Prima parte. Beh, dai, allora non è vero che non sai fare nulla. Reggere, insomma, il confronto, mi permetto di dire, anche con un grande come Franco Migliacci, non è da poco. Ma come mai era scettico Morandi su questo brano? E poi ha avuto torto, ovviamente. Ma Gianni era scettico perché lui è abituato a fare pezzi d'amore, ovviamente, no? Però era un periodo in cui non vendeva, c'è stato un periodo della sua carriera d'arte, non vendeva da 5-6 anni più dischi, non so, perché la vita è così, va a periodi. E allora il presidente, lui non lo voleva fare, appunto perché non era un pezzo d'amore secondo lui, invece secondo me era però un pezzo d'amore. Rivolto ai bambini, ai padri, però il direttore artistico, direttore generale dell'RCA, che si chiamava Ennio Mellis, lo chiamò e gli disse: Gianni, guarda, questo è fortissimo. Intanto canta questa, torniamo a mettere dei dischi nelle case degli italiani,
Poi dopo di questa, se abbiamo successo, farai i dischi d'amore, canzoni d'amore, ricomincerai la carriera. E lui, obtorto collo, diciamo così, Gianni è molto simpatico, intendiamoci, però ha le sue idee e quindi, obtorto collo, incidemmo questa canzone. Tant'è che lui, mentre cantava in sala, sai, allora c'era tutta l'orchestra, non è come adesso che c'hanno i computer, c'era un'orchestra, gli archi, i violini e tutto quanto. Mi scrisse sul testo, perché sul leggio del testo scrisse: se questo pezzo vende un milione, vende, so, un milione di dischi, offro cena a tutti, erano 100 persone, musicisti, eccetera. E partì, perché gli avevo scritto anche un pezzo per il Festival di Tokyo. E quindi è partito, lui era andato a Tokyo, appunto. Nel frattempo uscì questo Sei forte papà, e non so come mai, insomma, sempre io invoco sempre l'aiuto degli angeli, perché sai, non è che, insomma, in pochissime settimane arrivò primo in Hit Parade, vendette molto oltre un milione di dischi, vendette 6-7 dischi. A quell'epoca si vendevano i dischi a tantissimo. Quindi quando tornò poi Gianni, che intanto mi scriveva nelle cartoline che tengo ancora da qualche parte, da Tokyo, come si sta prima in Ipare? Io sto bene, per me era tutto nuovo, un ragazzo, figurati. E quindi quando tornò fu costretto ad offrire questa cena in questo grande ristorante di Via Veneto, che non so, forse lo conosceremo, Via Veneto si conosce credo in tutta Italia, la strada di Roma più elegante, eccetera. In questo ristorante, sai dove ci stanno i camerieri che, come fai così, te levano a sedia, ti mettono la sedia, come finisci il vino, ti mettono il vino, ti mettono, cioè, super lussuosi, ma eravamo 70, 80, 100 persone, quindi una bella batosta. E però lui dovette ottemperare la sua promessa. E quando era contento, intendiamoci, era contento, perché figurati, vendere tanti di quei dischi a quell'epoca era quasi un miracolo. E alla fine della cena io l'ho visto piangere Gianni, però non ho mai capito se piangeva per la commozione o perché gli avevano portato il conto. Ecco, questo O per il portafoglio più leggero. Questo non lo sapremo mai, lo chiederemo un giorno no. a Gianni, magari ci Sì, allora. delucidera in merito. Sei forte papà, il successo, un successo straordinario, inizia a circolare il tuo nome in Rai, ecco qua che Corrado Mantoni ti vuole nella sua rosa di autori. Ecco, eri giovanissimo, cosa ha rappresentato per te lavorare con un monumento come Corrado? Guarda, mi chiamò il direttore di Rai 1, c'era solo la Rai prima, e mi disse: guardi, c'è Corrado che cerca un giovane autore, se lei vuole provare, perché insomma avevo fatto questo successo. E io dissi: certo, come no? E mi procurò un appuntamento con Corrado. Per me Corrado era già un mito, perché lo vedevo in televisione, no? Era già famosissimo, era Corrado. E mi dette questo appuntamento nel suo ufficio, ma lui mi aspettava fuori per la strada quando arrivai. E io sono veramente basito, perché tante volte i personaggi sono un po' diversi da come li vedi in televisione. E vidi questo omone, perché era un omone Corrado, alto, con gli occhi azzurri, con questa voce, te lo ricordi, no? Sì. E niente, mi prese subito in simpatia. Non so, in simpatia, in amicizia, e da quel giorno non ci siamo più lasciati, cioè lui non mi ha più lasciato, io ero ben felice di stare con Corrado, abbiamo fatto tante cose insieme, andavamo in giro, scusate, a cazzeggiare, perché Corrado era un'anima gentile e anche lui un po' bambino, insomma, e abbiamo fatto tante cose insieme per 20 anni e ci siamo molto divertiti. Hai qualche aneddoto da Questa. raccontarci anche su Corrado? Che dirti? Sì, ogni tanto me le chiedono queste cose.
con Corrado era uno scherzone, era uno che scherzava, che giocava. Tanto è vero che prima di conoscermi, di conoscerlo, lui era annunciatore alla radio, no? Faceva l'annunciatore, aveva questa bella voce, fu quello che annunciò la fine della prima guerra, della seconda guerra mondiale, e doveva annunciare le notizie del telegiornale che si chiamava il Gazzettino di Roma. Allora c'erano questi microfoni che andavano, bisognava spingere il pulsante per parlare, e lui ogni volta partiva la sigla e lui ogni volta diceva il cazzettino di Roma. Il cazzettino di Roma, tutte le sere, tutti i giorni, il cazzettino di Roma. Lo chiamarono i dirigenti, dicono: scusi Corrado, scusi, ma non si capisce bene, ma lei che cosa dice quando fa l'annuncio? Che dico? Il gazzettino di Roma. Ah, va bene, va bene. Insomma, ma lui ha continuato a dire il cazzettino di Roma, il cazzettino di Roma, il cazzettino di Roma. E questo è, diciamo così, era lo spirito di Corrado. Poi ne abbiamo fatte tante, insomma. Ci Certo, siamo divertiti molto. immagino. Poi ci sono anche stati dei momenti, insomma, anche diciamo un po' complicati, no? Se parliamo ad esempio di Domenica In, che è un programma che è nato durante l'austerity, magari chi che è un po' più grande di me si ricorderà sicuramente di quel periodo. Quando insomma, a causa dei rincari petroliferi decisi dai paesi arabi negli anni 70, il governo volle mettere un freno all'abitudine delle famiglie di farsi insomma, diciamo così, la domenica fuori porta. Ecco. Esatto. Quindi lo scopo del programma era quello di tenere tutti incollati davanti al televisore, però siete stati anche quelli che avete dovuto annunciare e tranquillizzare il pubblico. Quando c'è stato il rapimento di Aldo Moro, sbaglio. Beh, sempre grazie a Corrado che aveva entravano tutte le famiglie, aveva questo alone di persona tranquilla, calma, tranquillizzante, chiamato dal ministro dell'Interno e quindi dalla RAI, dal direttore generale, e Corrado fece per non spaventare il pubblico, la gente a casa, fece questo annuncio dicendo: è successo questo e questo e questo, però sappiate, disse alla fine, che i buoni sono infinitamente di più dei cattivi. E detto questo, in questo modo suo tranquillizzante e pacato, risulta che il paese si sia tranquillizzato. Allora Stefano, per Corrado, no? Parliamo adesso di cose un po' più, diciamo così, divertenti. Per Corrado hai scritto tutte le sigle di Domenica In, ma anche la famosa Carletto che tutti conosciamo, che forse magari non tutti sanno che era destinata a Mike Buongiorno. Anche questa canzone è certificata disco d'oro. Ecco, come mai Mike non l'ha più cantata? Cos'è andato storto lì? Ma questo è un piccolo mistero, nel senso che quando questo amico di Corrado, che faceva le pubblicità famosissime, Calimero, cioè, gli portò a lui la cassetta con la musica, soltanto la musica del ritornello di Carletto, Corrado, come al solito, scaricato, disse: pensaci tu, io feci tutto il testo di Carletto. E vabbè, adesso sai, dice, questa sarebbe giusta per Mike. Tra di loro c'era sempre questa finta rivalità, perché poi erano amici, e andammo in studio di registrazione, e Corrado, che non sapeva cantare perché non era un cantante, però seguiva molto la metrica musicale, la parlò come fosse stato Mike Buongiorno, quindi con oh Carletto, Carletto, questo non si dice, e questo non si fa, ai ai ai, insomma, fece una cosa così, e alla fine era soddisfatto di come l'avrebbe fatta Mike. E mi mandò a casa di Mike, buongiorno, presi l'aereo, andai a Milano, andai a casa di Mike, e
E gliela feci ascoltare, dico, senta Mike, senta Mike, e questo pezzo, dice Corrado, ce ne siamo già parlati, e Mike impazzì per questo pezzo, fu veramente, come si dice, impazzì veramente per questo pezzo, per lui, tant'è vero che telefonò davanti a me, c'era Gianni Ravera, che è stato uno dei principali organizzatori del Festival di Sanremo, di quei tempi, non so, non mi ricordo neanche che anno siamo, e gli disse: Gianni, mantienimi un posto perché come ospite devo venire, che c'è un pezzo straordinario, questo è un successo, eccetera. E quindi io me ne andai da casa di Mike, tornai e da Corrado, tornai a Roma e disse: Corrado, mi è piaciuta, bene, bene, fa Sanremo, va bene, bene, bene. Se non che Sanremo si avvicinava e Mike non si sentiva più. Si avvicina, era alle porte e Corrado disse: vabbè, lo cercava, lo chiamava, non si faceva. Era sparito Mike Buongiorno. Finché un giorno lo trovò al telefono e gli disse: ah, Mike, ma come mai dobbiamo fare queste cose? E Mike, sconsolato, gli disse: Corrado, mi devi scusare, ma qui mia moglie Daniela non vuole che io faccia questa cosa. Non si è mai capito perché, comunque non la posso fare. E quindi ci siamo ritrovati con questo pezzo, con questa canzone, e noi stavamo già preparando Fantastico a Milano, Fantastico, non mi ricordo cos'era, il 3 forse, con Raffaella Sabbani, Renato Zero e via dicendo, e c'eravamo questo, e Corrado disse: bella, abbiamo la base e tutto, l'abbiamo pagata, adesso ci metto la voce io, ma non faccio cantante, io non faccio promozione, perché non sono cantante, la faccio così perché... E va bene. Però quando andammo a Milano a registrare appunto questo Fantastico 3, il regista che era Enzo Trapani, un grande regista e spiritoso, eccetera, chiese a Corrado, diceva: bene, non la cambia, però una volta la devi fare, la devi fare perché è troppo divertente, troppo, per quell'epoca era. E Corrado disse: va bene, una volta sola la faccio, una volta e basta. E mi chiese, perché ci eravamo trasferiti tutti a Milano, nello stesso paese, mi chiese: mi presti tuo figlio? Nel senso, mio figlio aveva 3 anni, però aveva già cantato in sala Carletto. Dice: prestami tuo figlio che dobbiamo fare il video. Prego, te lo regalo. E va bene. E quindi fece un'unica volta Carletto a Fantastico. E il giorno dopo successe, non so, successe un altro miracolo di quelli esagerati. Ogni giorno 100.000, 200.000 copie, 300.000 copie, insomma, pure quello arrivò a vendere ma molto di più di 1 milione di dischi. Ripeto, allora si vendevano i dischi. E quindi lui ogni sera brindava: quanto stiamo, ste? 200.000, 300.000, e si brindava, eravamo ubriacati tutta la sera. Lo sto champagne che si trovava lì a Milano, beveva. E lui fu molto molto contento alla fine, perché i giornali scrissero, la TV, Sorrisi e Canzone TV, che mettevano su le classifiche, le super classifiche, e lui era al primo posto. E i giornali scrivevano: uno stonato al primo posto, e sotto c'era Iglesias, Renato Zero, Raffaella Carrà, siamo tutti quanti. E a lui questa cosa lo fece impazzire, e quindi andò così più o meno, ecco, questa. Beh, sicuramente è stata una grandissima soddisfazione, soprattutto poi quando sono cose inaspettate, no? Però, visto che siamo, insomma, in un periodo dove si parla ormai di intelligenza artificiale, di PC, di software, di insomma, e quant'altro, sicuramente il pubblico da casa non ci crederà, che insomma, la ruota che girava il pranzo servito era praticamente un uomo che alle spalle pedalava, o sbaglio, si muoveva grazie a quello. Sì, perché quando venne il presidente Berlusconi in ufficio da noi, insomma, io dico da noi, ma c'ero pure io, da Corrado, e gli chiese di fare un programma per
per questa nuova emittente che lui aveva in mente, giustamente il presidente Silvio diceva: guarda, manca, Corrado, manca un programma per il mezzogiorno. Io farò fare qualcosa a Mike nel pomeriggio a Milano, e se vuoi fare qualcosa per il mezzogiorno. Poi ci raccontò tutta una cosa assurda, secondo noi era assurda, se no perché io, se tu me lo fai, io poi mi dai la cassetta, c'erano le cassette quella volta. Io faccio partire, ho tante emittenti in tutto il Lazio, tanti. Faccio partire un aereo alla stessa ora per tu, che scende alla stessa ora in tutte queste città dove ho le emittenti. Alla stessa ora tutte le emittenti mettono la cassetta e quindi il tuo programma, e quindi è come avere una cosa internazionale, perché ancora non c'era il circuito, no? E Corrado diceva: vabbè, Berlusconi uscì, e noi dicevamo: beh, questo è un pazzo, non so. Bene, però insomma, non voleva Corrado dargli una delusione, quindi mentre stavamo appunto preparando, scrivendo con gli altri autori, diceva: beh, facciamo una cosa, per l'ora di pranzo che facciamo? E uno disse: il pranzo è servito. E l'altro disse: una cosa da togliersi velocemente. E l'altro disse: ma come funziona? E beh, girano le portate, facciamo il primo, il secondo, il formaggio, la frutta, il dolce. Concorrenti, facciamo le domande. So, questo è una cosa semplice. Andammo pure lì in uno studio dove pioveva dentro, insomma, tanto per fare un numero pilota, no? Numero zero. E Corrado fece una mezz'oretta, non di più, ma anche 20 minuti di come, per far vedere il meccanismo come funzionava. E siccome appunto c'era questa ruota che girava, e dietro c'è, e poi c'è rimasto per molti anni, c'era un macchinista che con una bicicletta, quando girava la ruota, faceva girare la ruota, e quindi questo è. Quando tornò Berlusconi, Silvio, gli facemmo vedere questa cosa. Allora, noi lavoravamo prima solo per la Rai, perché c'era solo la Rai, quindi sapevamo che al massimo delle puntate che facevano fare a Corrado, che era un suo presentatore, erano di 10 puntate l'anno. Invece quando Berlusconi guardò questa cosa in silenzio, si tolse poi gli occhiali e disse: bene, me ne faccia 300. Aspetta, 300? Per noi era una cosa enorme, insomma, per quell'epoca, era una cosa enorme, e quindi Corrado accettò dicendo: ma tanto chi me vede? Ma chi me vede? E invece, perché il pranzo è servito, andò avanti per 20 anni, così, insomma, un successo storico per quel periodo, insomma, negli anni 80. Questo è. Certo, uno dei tanti programmi che è entrato nell'immaginario collettivo, come anche la corrida, che inizialmente c'era un programma, era programmato per le radio, poi nasce la trasposizione per la TV nell'86. Indimenticabile il maestro Pregadio, è diventato anche lui un personaggio amatissimo dal pubblico. Tra l'altro la corrida ha lanciato anche tanti personaggi straordinari, da Gigi Sabbani, Neri Marco Re, Emanuela Aureli e tante altre vallette, insomma, che nominare tutti questi personaggi, insomma, non basterebbe una puntata di tratti e ritratti, ma indimenticabili sono stati anche insomma, i concorrenti. Pensiamo ad esempio al famoso Leonardo Vitelli, il pensionato che si esibiva in quel numero musicale dove, insomma, si esibiva facendo rumore con le proprie ascelle. Ecco, sicuramente tutti se lo ricorderanno. Ma chi sceglieva questi personaggi che erano, insomma, magari non avevano talento, ma avevano anche tantissima voglia di mettersi in gioco? Ma allora, in quei tempi, allora era la troupe degli autori, c'era, cioè, il maestro Pregadio, che andavano in giro per le città a selezionare questi concorrenti. Quindi noi facevamo il filmato di tutte queste persone,
molto divertenti, e alcune no, alcune sì, e poi portavamo tutto a casa, insomma a Roma, nello studio di Corrado, e le guardavamo e poi insieme a Corrado sceglievamo il poeta, il cantante, le cose, insomma tra tutti questi sceglievamo alcuni molto bravi, ma per lo più erano delle frane totali, insomma. Però i concorrenti erano contenti perché per la prima volta, anche se venivano fischiati, avevano questa cornice di grande teatro, l'orchestra, il balletto, insomma, e quando tornavano al paese erano dei personaggi, quindi erano contenti lo stesso, anche se venivano fischiati. Certo, oggi invece abbiamo i social, quindi ormai siamo tutti connessi e proiettati davanti allo schermo, quindi è molto più semplice oggi essere in qualche modo visibili e tentati anche dalla TV, se vogliamo, no? Si diventa più facilmente virali, ecco, oggi il termine giusto è quello. Tra i tanti programmi che insomma hai scritto, un altro che hai scritto con Corrado e che hai ideato con Corrado è Tira e Molla, che inizialmente partì in sordina ma poi ha avuto un successo strepitoso, tanto poi, che poi avete addirittura, il programma ha vinto addirittura due telegatti, poi mi correggerai se sbaglio, come miglior quiz per 2 anni consecutivi. Insomma, rimarranno nella storia sicuramente le famose telefonate dalle connotazioni comiche, e con i quali, appunto, con tutte quelle persone con quelle quali interagiva Paolo Bonolis. E chi non ricorda i fratelli Capone, che ancora oggi ci fanno sorridere e sognare. Proprio l'altro giorno mi è capitato, sfogliando Instagram, proprio una pagina dedicata a questi programmi del passato, queste storie. Ecco, un momento di televisione che sicuramente non possiamo dimenticare. Alcuni addirittura hanno messo in dubbio anche che fossero veritiere queste telefonate. Tu cosa ci racconti in merito? Ma anche noi non lo sapevamo. Intanto il successo di Tira e Molla, sì, noi abbiamo scritto il format, ma se non ci fosse stato Bonolis, che era, diciamo, Paolo, un innovatore che prendeva schiaffi delle telecamere, faceva di tutto, insomma il suo stile era già quello insomma, in quegli anni. E, sì, capitarono questi due al telefono e noi veramente ancora oggi non sappiamo. Secondo noi erano originali, però qualcuno dice no, ma erano preparati. Ma no, noi non abbiamo preparato nulla, per cui se sono stati veramente gente che ha voluto prenderci in giro, tanto di cappello, ci sono molto riusciti, ma noi non lo sappiamo ancora, non lo sa né Paolo nemmeno. Per noi è stata una sorpresa come tutti, certamente. Che dire, veramente l'hanno fatto molto ridere e fanno molto ridere ogni volta che li sentiamo. Certo, È veramente. sicuramente siparietti esilaranti che sono rimasti, insomma, nella storia e rimarranno per sempre. Uno dei tuoi fiori all'occhiello sicuramente Avanti un altro, no? Che segue la scia di Tira e Molla per quanto riguarda lo spirito proprio goliardico e l'originalità. Anche lì sei diventato anche giudice del programma insieme a Marco Salvati. La sinergia e la complicità tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono sicuramente, diciamo, l'ingrediente prezioso di questo format che ci regala davvero momenti di alta televisione, momenti divertentissimi. Ecco, ma chi prepara Paolo i cosiddetti spiedini o domande supposte che vengono servite poi a Paolo su un piatto d'argento per ovviamente interagire con il pubblico, con i vari, insomma, concorrenti? Sì, ma dunque, ovviamente noi autori come Marco Salvati, Sergio Rubino e basta, e Paolo ovviamente, abbiamo ideato i nomi di alcuni, li chiamiamo spiedini perché sono quattro, tre o quattro domande a cui bisogna rispondere in sequenza. E poi però c'è un bellissimo, nutrissimo, bravissimo gruppo di giovani autori che scrivono materialmente queste cose, poi controlliamo, ma sono loro che le scrivono, a volte inventano anche loro. E insomma, ormai avendo capito qual è lo spirito del programma e lo spirito di Paolo, ci divertiamo
A scrivere veramente cose che vanno oltre la decenza per una televisione classica. Su Rai 1 non si potrebbe fare, ma insomma, noi su Mediaset c'è più libertà. Poi Paolo è quello, Bonolis è quello, insomma, e quindi c'è questa complicità di tutti. Noi ci divertiamo tutti a farlo, perché se tu ti diverti quando fai una cosa, la gente lo vede. Se ci sono problemi, la gente lo vede lo stesso, e quindi non funziona la cosa come quando c'è complicità tra tutti noi. Certo, poi possiamo dire che Paolo Bonolis, insomma, ha la capacità di tenerti incollato davanti al televisore perché è veramente, lasciami passare il termine, un animale da palcoscenico. Ecco, ha sempre la battuta pronta, è molto, insomma, ha quella sagace ironia, che lo rende, insomma, unico da questo punto di vista. Poi, tra le varie caratteristiche che ci sono nel programma, c'è la presenza, no, del mini mondo, questi personaggi che rappresentano un argomento particolare su cui porre quesiti. Negli anni abbiamo avuto tanti personaggi bislacchi, se vogliamo, dallo iettatore, e poi dal mimo, al 2 novembre, poi l'alieno, ecco, ma anche i concorrenti. È indimenticabile Olimpia Madonia, la sua risata travolgente, che ogni volta mi capita di rivedere, insomma, sempre sui social, curiosando, o comunque digitando su Google, se uno vuole sorridere basta mettere il nome di Olimpia Madonia, insomma, e passi una giornata in allegria sicuramente. Qual è il segreto, secondo te, del successo di un programma un po' sopra le righe, consentimelo. Ma il successo è appunto la diversità, perché il format è sempre quello, devi davanti un altro, ma la diversità dei concorrenti che vengono benissimo scelti dalla SDL, che è la società che fa il casting, la diversità, la particolarità dei concorrenti, oltre che quelli del salottino, eccetera, creano un programma ogni giorno diverso, in cui Bonolis appunto si può aggrappare a qualunque cosa perché ha uno spunto diverso ogni giorno, ha tanti spunti diversi ogni giorno, il programma sembra sempre diverso. E lo è, in effetti. Anche noi tante volte non sappiamo quello che accade, perché scriviamo, ma poi Bonolis va a braccio, va per conto suo, con la sua intelligenza, con la sua ironia. Questo è. Posso chiederti un piccolo pensiero su Fabrizio Frizzi, visto che, insomma, lo hai lanciato tu nel programma Il Barattolo? Sì, ma che dire, dovevamo fare questo programma per la Rai, che era un programma per bambini, ma non volevo fare io un programma per bambini, perché fino allora c'era lo Zecchino d'Oro, volevo fare un mini varietà, un varietà, insomma, cioè una specie di varietà con dei quiz, dei giochi, eccetera. E quando ci fu il casting per chi poteva condurre, tra queste persone c'era questo ragazzo. Giovanissimo, che però aveva questo vocione, questa risata contagiosa che era appunto Fabrizio, e non ce lo siamo fatti scappare, quindi lo abbiamo preso e messo lì, e è stato Fabrizio pure un grande personaggio, un grande successo, un ragazzo buonissimo, bravissimo, con un grande cuore, e questo è Fabrizio, insomma, questo è Fabrizio. Per me, dico, è perché per me ancora è. Certo, è davvero gentile ed elegante nei modi, quasi un uomo d'altri tempi, ecco, consentimi questa affermazione. Ascolta Stefano, autore, paroliere ma anche scrittore, hai scritto diversi libri, Nel cognome del padre, Un angelo in t-shirt, Champagne in paradiso, dove ti metti a nudo sia come uomo che come artista di successo, ma anche come uomo di fede. Ecco, ti chiedo, qual è il tuo rapporto con la fede? Il mio rapporto con la fede, come posso spiegartelo? Io ho avuto un incontro particolare con questo Gesù che pensavo fosse a cui non ho mai pensato fino a 20, fino a, per tanti anni. Ero preso dagli show, dalle ballerine, dalle cose, non ho mai pensato a Gesù. Però all'improvviso, non so, forse perché ero in un momento di
di fermo, di tristezza, di grande preoccupazione perché aveva il lavoro, in una spiaggia del Circeo, così con i miei pensieri, con le mie preoccupazioni, forse ho pure versato una lacrimuccia, perché qua sai, quando sei molto preoccupato, perché hai qualcosa da mantenere, una famiglia, le tasse, le cose, ma non c'è niente intorno, ti preoccupi molto. E mi venne spontaneo prendere da una pianta di queste pianticelle che crescono sulle spiagge, un ramoscello di questa pianta, e di scrivere sulla sabbia Gesù. Non so perché ho scritto questa cosa qui, e Gesù è apparso, e questo è un problema di fede vostro, perché o ci credi o non ci credi, io faccio una Certo. testimonianza, non devo convincere nessuno, quindi non devo convincere nessuno, apparve questo Gesù vicino a me, che io ho pensato, dico, ma questo chi è? Perché io non ho detto, però non mi sono ubriacato, non mi sono drogato, non l'ho mai pensato, e questo Gesù è apparso vicino a me. Ho sentito tante cose, e poi mi è entrato dentro, e quindi la fede non è tanto la fede, perché io l'ho visto. Magari se dovevo andare a memoria con la fede e le preghiere, non ero. Cioè, io non sono forse un uomo di fede, io sono un innamorato di Gesù, e poi tutto il resto, boh, quello che c'è dietro, gli amici, tutti i preti, quelli col cappello. Boh. Però io penso a lui perché ho visto lui e so che ho un colloquio con lui. Ho avuto, ogni tanto ce l'ho. E poi chi ci crede, chi non ci crede, io avrò questa testimonianza, perché quando tu vedi una persona, mi dice, ho visto Laura stasera, e buonanotte, hai visto Laura, e io l'ho vista intera, ma molto. Quindi lo testimonio. Poi ognuno può pensare quello che vuole, ecco, però questa è la mia fede, diciamo, se chiamiamo fede. Certo, io personalmente ti credo, quindi grazie per avermi resa partecipe di questa tua bellissima testimonianza e sono sicura che ti è sempre vicino in ogni tuo progetto lavorativo e anche di vita, insomma, non solo quindi professionale. Ascolta Stefano, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata e ti ringrazio veramente per il tempo che ci hai dedicato. Chiudo la puntata con due domande al volo. La prima, se c'è qualche personaggio che ti ha dato filo da torcere con il quale hai lavorato, non devi per forza dirmi il nome. Questa è la prima. No, guarda, nessuno, assolutamente mai, che qualcuno che mi ha sbigottito, cioè io, per esempio, sono stato 3 mesi, mi hanno mandato alla RAI, mi mandò 3 mesi a casa insieme ad altri autori di Adriano Celentano per scrivere il copione di Fantastico, facciamo un Fantastico, il programma era in diretta e siamo stati lì questi 3 mesi, abbiamo condiviso battute contro battute. Con Adriano, eccetera, abbiamo scritto un papiello così, un libro del copione così, e quando iniziò la puntata di Fantastico, siamo tutti lì, si aprì il sipario, uscì Adriano, e non so perché, non disse una parola, niente, e ci fu questo silenzio di Adriano che andava su e giù, perché non si ricordava niente, probabilmente, perché, non lo so. Insomma, questo è il personaggio, è fatto così. E quindi, ma non è che ho avuto problemi con lui, assolutamente. Però, certo, rimanemmo un po' perplessi, sbigottiti, spaventati, perché era una diretta. C'era il regista che pigliava i calmanti e il pastiglio e stava. Poi, per fortuna, cavalcando questa sua particolarità, invece ha avuto un successo. Adriano, con questo film, Viva la Foca, queste cose qui. Però Una per il domanda. resto non. Sì, Sì, dimmi. dico. Scusami, ti ho No, dico per interrotto. il resto non ho mai avuto problemi con nessuno, anzi. Ci credo perché, insomma, da quello che mi arriva, non ti conosco di persona, ma da quello che mi arriva attraverso il video, vedo che sei una persona molto gentile, molto empatica e molto alla mano, quindi questo, almeno questo è quello che arriva a me. Ti faccio un'ultima domanda un po' personale, lasciami passare il termine. Qual è il segreto per essere felici secondo Stefano?
Secondo me, io so, mi sento abbastanza felice, molto felice, perché cerco di non arrabbiarmi, non sono invidioso, non me ne importa delle cose, non mi sento un dio, non mi sento, sono una persona normale, vivo la mia vita normalmente, parlo così, non mi do arie e quindi la gente, credo, mi vuole bene perché cerco di aiutare anche nel mio piccolo, chi mi chiede aiuto, scusami. Quindi essere felice vuol dire essere sereni, non avere rabbia verso niente. E questo. Cos'altro aggiungere? Cioè, io sono completamente d'accordo con te, farti bene poi agli altri, tra l'altro fa bene anche, egoisticamente parlando, anche a se stessi, almeno questo è quello che succede a me. Allora Stefano, io ti ringrazio veramente di cuore per essere stato con noi, sono sicura che i nostri telespettatori avranno gradito questa bellissima chiacchierata e sai benissimo che tanta gente ti ama e insomma... Ti sei affezionata a te, seguendoti un po' nei tuoi percorsi professionali e di vita. Che dire, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Tratti e Ritratti. Grazie Stefano e buonasera a tutti. Grazie a te Laura, scusami, mi sono emozionato. Grazie a te, grazie a tutti voi. Grazie alla televisione. Andando a bere l'acqua. Grazie Stefano e alla prossima. Ciao. Ciao a voi, ciao, ciao, ciao.